Ciao ragazzi, benvenuti in un'altra puntata di Diablo 2. Andremo avanti con la nostra storia e il nostro Barbarozzo arrabbiatissimo. Ananas, ananas, azmati, ananas, ananas, ananas. Posso fare un breve resoconto di quello che è successo nella scorsa puntata? Sì, abbiamo ammazzato una di queste wild in 20 minuti. Così era molto tempo, sì. Una di quelle elite, però era una di quelle lì elite. Ricordiamo al pubblico che questo gioco, questo video viene cronologicamente dopo il primo episodio di Skyrim, che è stato battezzato il gioco più facile. In effetti il rumore di un gioiello qua. Oh bravo, adesso come sempre dobbiamo bozzato. Bravo. No, ti conosco, non è identificato. Beh, sì, comunque sì. Come potete vedere, noi siamo completamente nudi e siamo in Arkor. I pro l'avranno già visto perché c'era il personaggio di colore rosso. Qua c'è Rakishu, è un elite caduto molto forte. Ok. E questa signora qua lo vuole aggrare, non so perché. Ma io lo skipperei brutalmente. Eccolo lì, Rakishu. Sì, sì. Eccolo ciao dentro. Rakishu. Ora ci siamo. Oh, passaggio sotterraneo. Ecco. Passaggio sotterraneo qua. Me la ti shotta. Cioè, te la vedi già un po' brutta normalmente. No, sei morto. Guarda, non sono mai morto perché non ho equipaggiamento. Ecco, cominciamo con Elisa. Guarda il mio mana, cazzo. Guarda il mio mana. L'ha succhiato. Vedi? Ti l'avevo pozzato io. Sì, l'hai visto. Ciao, Mastro. Oh, giovinezza. Fear fortune in vecchio. Devo uscire a prendere un po' di pozza. Non ce la faccio. Karma, allora. Dobbiamo fare così. No, adesso ci torniamo. Ci torniamo e li ammazziamo tutti. Qua ci organizziamo bene. Secondo me io te l'ho detto che ho comprato poche pozioni. Mana. Ah, ma qua ci ritorniamo, non lo fai. No, ne ha ucciso uno, ne ha uno. Devi focussarne uno, mazzo. Guarda, uccide intorno, sì, un po' di intelligenza se l'hanno. Perlomeno si incastrano con il facevano. Andare a pescarle in fondo, le poste di vita iniziano a piacere. Ciao ragazze. Ok, caffè. Oddio, ho visto, ho visto, ho il malo. Ho cliccato fuori. Oggi Mara quanto ti dico. Oh, ce l'ho fatta, ne ho isolato uno. No, è scema. Vieni adesso, non più. L'abbiamo isolata una. Adesso ecco, vediamo l'isolamento di Mastro. Non mi succhierebbe di mana. Ah, mi sarebbe attaccato, bastardo. Ma non sento da tutti questi. Ah, vieni qua. È incredibile. Oh, una è andata. Oh, due. Basta. Cioè, adesso, qui. Dai, vieni qua. Non puoi dirgli tipo i pugni regali. Sto arrivando. Vieni qua, solo tu. Con i tuoi occhi belli. Oh, Dat pro. Dividi e timpera. Vai. Tutto il rumore più caduto. Me l'hai crittato. Oh, guarda come ti livello adesso. Oh, guarda. Andando 1-100 dalle tempistate. Ti livello proprio. Allora, secondo te, aumentando la destrezza... Ti do un consiglio, aumenta la forza. Secondo te, aumentando la destrezza, aumenta la difesa. Sì. No. Allora, possibilità media... Ti colpisca e già. No, anche un po' di energia ti serve a te. Date un po' di mana. Possibilità media. Però aumenta il grado d'attacco. Così colpiamo più spesso. Abbiamo aumentato di uno la difesa. No, era 6 anche prima. Schermo urlo invece cosa che fa? Aumentava, raddoppiava la difesa. Che da 5 passerebbe a 10. O da 6 va a 12. Non lo sappiamo. E se noi potenziassimo attacco poderoso? Dato che è l'unica cosa che ci tiene in vita. Danno più 3. È il che è tutto un dire.
allora, l'unico modo che abbiamo per fare danno, aumentare, massimizzare il salto sulle. Allora, adesso è una situazione più o meno come quella di Dragon Age, in cui noi possiamo pensare, abbiamo premuto spazio, e pensiamo più o meno a cosa fare. Io direi di usare attacco poderoso mentre beviamo il caffè. Io direi di urlare. Oppure tipo bere tutto il caffè con il mignolo alzato come dei veri snob. No, intanto se fai così sono una brutta persona. Facile parlare per voi che però... non siete drenati dalla tipa che dopo aver drenato 40 minuti master ma drenato in real life. Vabbè, non ho fatto caffè apposta. Ci voleva. Vabbè, comunque stavo dicendo... Adesso allora faccio l'urlo, gli balziamo addosso, gli spaventiamo e giù di colpo poderoso. Urlo. No, devi balzo e poi colpo poderoso. Sono fatto solo che sei felice, tu lo sai, va bene, ma di quella macchina. Come sto scontando? Sembra un libro di morto. Riesco a saltarlo, eh? Adesso dove sono? Sembra che X-Pack. Ho preso qualcosa. X-Pack cazzo di. Allora, ho la pozione fulminante qua. Oh, oh, prova a lanciare. Adesso vediamo come funziona. Prova a lanciare. Male, riesco. Che cazzo ho in testa? No, ragazzi. Ti prego, prova a lanciare l'alimentare. Non ce la posso fare ad avere le cose in testa. Prova a lanciare l'alimentare, la fulminante. Buttala per terra. Tranquillo, tra un po'. Non avrei abbastanza forza per ti piantare le proprie. No, buttala per terra. Wow, alla fine è come se fosse un giavellotto. No, 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 è un equipaggiamento. È equipaggiatissimo. Già ti stiamo passando le pozze dentro la cintura. Sono terribilmente equipaggiate quelle pozze dentro la cintura. C'è scritto equip me sopra. Questo è un vero elite, quello che ho. Oh, elite. Allora, intanto leggiamo subito che non c'è scritto che abilità speciale. Ma un demone. Wow, un demone. Andiamo via da questo demone. L'ha isolata. Ha crittato un danno di elettricità, non mi è piaciuto. Dai, vai di attacco poderoso. Contro il muro l'attacco poderoso. Vai di mano. Usa la forza. Non è hai. Mano non è più. Sta scendendo, la sua vita sta scendendo lentamente. Ti vedo male. Malissimo io. Holy fuck. Li tiro oltre le colonne. No, signora. La prego, mi smetto subito. Ma io voglio attaccare il signor demone. Non fa bene il partito. Oh, Dio. È stato traumatico, Ce n'è un altro, Ce n'è un altro. Ah, ma quello lo sciotti. C'è la pozza di mana. Te l'ha tirata. Ragazzi. Non ce la puoi fare. Pausa portale proprio solo. Altro mi fa male il pettorale proprio. Foresta oscura. Oh, non era foresta nera, ma era foresta oscura. Usciti. Sì, ma io è la prima volta che gioco in italiano. Dai, cerchiamo almeno di portare perché sennò ragazzi. Se lo devo rifare a ritornare qua dopo. E ricordiamo che il diavolo non salva, non serve. Salva la mappa. Però continuano a spawnare tranquillamente. Livello. GG! Che carino. Direi vita. Uno in vita. Due di destrezza, giusto così. Uno di energia. Uno di energia, un altro di vita. Siamo a 136. Abilità. O un 135. Più uno ai danni. Attacco poderoso. Ma... direi attacco poderoso ancora, attacco perché poderoso. Io non vedo cos'altro fare. Questo salto fa schifo. Sì, c'è poca gente, ma sta tranquillo. Aggravi tutti e sciottali. Salta in mezzo. Se vuoi dire our damage. Guarda. Poi dicono che è un gioco difficile. I mostri sono lì in generale. Hanno una I fatta un po' male. Come vedevate prima, infatti c'erano alcuni mostri che erano un po' ritirati. Rimanevano indietro, si dividevano. C'è scritto rosso per i mostri. C'è qualcuno che mi sta dando fastidio qua. Okay. Non so come lo doggiare, però sì. Oddio, era lì questo. Il 3. Quindi una pozza, gentilmente. Non ho più mana. Io ti ho detto. Ah, sono messo. In realtà ti dico, non pensavo di riuscire a uscire dal sotterraneo. L'ordine ti dà il benvenuto. Ah, ce la fai. Adesso vai da Rakishu. Rakanishu. Non uguale. Rakanishu, no, come si dice. Tra l'altro, in Diablo 3 c'è un obiettivo che dice attacca. Diablo. Non mi ricordo chi, ma è tipo
Nakishu, Nakarishu, qualcosa, un nome del simile, con la spada di Rakanishu, che secondo me è proprio la spada di quel tipo lì. Oh mio Dio, ragazzi! No, ok, ok, questo è l'ultimo, ragazzi. Vai. Concentrati. Vai, è cattivissimo. Se vince questo. Oddio, ma c'è anche questo. Con le pozze la tua vita. Portalizza in 3, 2, 3, 0, 1, 2. Beh, ciao. Oh, grato. È pozzata a metà vita. Ah. Andato, lui era prima andato. No, perché... smettila di aggredire tutto l'universo. Mi cavate dal cazzo, bastardi. Bruto. Andate via. Oh, man. Andate via. Andate via. Andate via. Sto per fare il pro. Cosa sta per fare? Buona giornata. Lol. Tanto il Cristo. Vai. Allora, no, prima io e lei. Guarda come va. È Blood Driven. Dobbiamo parlarci un po' io e lei. È la Padawan di Blood Driven quella lì. Ok. Ragazzi, è già stata shottata. il mio piano. E così finiscono i sogni. 60 spesi bene. I sogni di speranza. Un giovane bambino. Innamorato della sua. Muro, 1v1, lo provo un po' di testa. Ah, 1v1 ce la fa. 1v1 è il master. Crepaci, bastardo! Sì, cazzo! Sì, cazzo! C'ho anche gli altri, eh. Anche gli altri. Adesso lo facciamo tutti, guarda. Dopo che ho ammazzato questo qua. Cos'è quella pergamena che hai? Lo devo leggere? Ah, sì. Allora, qua, di qua. Di qua. Sì, qua c'è scritto che devo ammazzare Rakanishu. In poche parole. Ho la pozza potente. Ho più vita di quanto ne voglio. Oh, di merda. Oh, no. Fuck, man. Fuck. No, adesso ci si mette anche questo. Spaccagli la faccia. Oh, della corazza. Però adesso vestiti perché sei della corazza. Niente, abbiamo trovato il portale. Guarda l'equipaggiamento di Marco. Sì, questo equipaggiamento ci fa vedere che siamo pronti a Rakanishu. A Racco, come lo chiamo, come invece chiamavano. Il Racco. E giù di qua. Ti chiamavano Mad Alchemist. Ti dico solo che se non te lo fai prima che finisca quella portata della corazza, che sopra sei morto, quindi è meglio se eviti di ingaggiare. Eccolo, eccolo. Cerchiamo di ingaggiare il meno possibile. Vengono quelli! Andate via, andate via! Ho sentito un danno elettrico, ragazzi. Io l'ho visto. Vai, l'ho visto, solo che guarda la vita. Guarda. Oh, man. Oh, bello quel pugno, qua l'ha fatto pesare. Questo random del dodge, ragazzi. No, ragazzi, ci siamo. Sto farmi, siamo. Vai, contro. E lui inizia a fare cose sgrave. Il cognome di tiri un pugno che siamo uno dei più caldi. Oh, lo stai portando sempre vicino a gli altri mostri. Beh, quel ragnetto elettrico. È bello che troppa casa il danno elettrico. Si muove anche a caso. Muorici! Beh, abbiamo fatto Rakanishu danno di. Il peso è eccessivo. Qua si vede la mia memoria. Ok, stop. Subito vorrei specificare alcune cose. Potremmo fare in due modi. Uno, andare direttamente dal signor Decker Kane, tagliando per in mezzo ai due edifici, che sarebbe la via più facile, diciamo. La seconda via, che sarebbe la più bastarda, sarebbe quella di attaccare il tipo grosso. Inizia con la G, tipo si chiama Goomb, non so che cazzo chiama. Facciamo così. Aiuto! Io seguo l'aiuto di Decker. Devi uscire di qui. E lo salvo. E poi andiamo. Così posso già dire nudo di aver salvato Decker Kane. Ok. E questo qua mi sembra già un po' salvato. Quindi che andiamo da girato l'angolo.
Tu hai le gambe di lui, tu lo sappiamo. Sì. Andiamo qua, adoggiamo un po' di frecce. Oddio. Ah, ma sono elite. Ciao. Ok, abbiamo salvato il Tekken game. Dai, vai. Schippa da sopra, da sopra, da sopra. Uno sotto, sotto c'è un elite qua. Ma ci sono gli elite anche sopra. No, sopra ce ne sono due di strada, no. Bravo, bravo. Ve lo faccio solo vedere. È quel tipo lì. Quale? Ok, sì. L'abbiamo visto per un minuto e lo lasciamo lì. Finché non dai sangue. Io ho le palle d'acciaio. Va. Questo è il topic. Okay, guarda, togliamo il coso, vedi? Ask. È questo qua, lo vedete? Ah, è quello lì? Ma è quello lì. Non è poi tanto grosso. Un pugno, vai via. Un pugno grosso. Oh, che affronto. L'uomo che ha del coraggio. L'uomo con del coraggio. Il salto del barbaro è un po' mongo. Vai, ti prendo anche la gamba di Weird. No, la gamba di Weird P. Tutto l'oro. Oh, abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare a Tristram, no? Siamo entrati nei sotterranei. Intanto li abbiamo trovati, siamo entrati. Sotterraneo, grotta, abbiamo ammazzato quell'uno di casa meritata. Un paio di elite nei sotterranei. Siamo usciti, abbiamo incontrato un muflone. Moflone elite chiamato Guybrush Threepwood. Un temibile attivato con un suo amico caduto, ovviamente anche lui elite, che hanno provato ad ammazzarci, ma ci sono anche quasi riusciti. Ma noi abbiamo dei pugni saldi e stretti ben legati le mani, quindi ce la siamo cavati, siamo tornati indietro da Rakanish, lo abbiamo ammazzato, siamo entrati a Tristram, abbiamo ammazzato tutti. Abbiamo skippato, allora, abbiamo quasi abbiamo fatto tutto a Tristram. Abbiamo preso la gamba di Wirt e salvato The Carcane. Cosa altro vuoi fare? No, perfetto. Perfetto. Saluti a tutti. Quindi ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Se vi è piaciuto il video, iscrivetevi e commentate. Ciao. Se ragazzi. Volete offenderci, da Mastro, Rox e Lollo. Lo stronzo. Ciao a tutti. Ciao ragazzi.